È Marco Simiani, grossetano, il nuovo commissario del Partito Democratico di Viareggio. Membro della segreteria regionale e nazionale del PD, sostituisce Alessandro Franchi, che al termine del suo incarico, affidato alla vigilia delle elezioni, è stato nominato capo di gabinetto del sindaco del Ghingaro. Simiani è stato presentato in comune accanto ai vertici del partito, dove il PD è tornato forza di maggioranza e di governo da pochi mesi. Compito di Simiani sarà ampliare la base del PD viareggino, rifondato di fatto con l'alleanza amministrativa con Del Ghingaro, e traghettarlo al congresso che sarà in autunno. Vogliamo lavorare perché il Partito Democratico sia assolutamente inclusivo, vogliamo che il partito si apra alla città, perché crediamo che in questo percorso che porterà al congresso si possa discutere di molte cose, visto che la città ha bisogno, e non solo la città ma anche il comprensorio della Versilia, visto che Viareggio comunque ha un ruolo importante, e lo vorremmo fare insieme agli iscritti e insieme ai dirigenti politici che oggi militano nel partito. La federazione ha salutato con piacere e interesse la venuta del nuovo commissario, dell'amico Marco Simiani, perché dopo che il precedente aveva finito il suo mandato, rimesso Viareggio non poteva rimanere senza una guida e un coordinamento. Quindi questo commissario saprà sicuramente fare un bel lavoro insieme al gruppo consiliare, insieme alla vice sindaco, di concerto con la federazione. Il nuovo commissario arriva nel mezzo di uno scontro a distanza fra Del Ghingaro e il sindaco di Camaiore del Dotto, sempre del PD, in merito ai debiti del CAV e dopo i disaccordi sulle nomine versiliesi nel CDA della maxi azienda dei rifiuti Reti Ambiente, e sarà questo uno dei temi più caldi su cui trovare subito un equilibrio. Il PD ha una posizione chiara e credo che la stessa posizione è stata quella che è stata concertata anche con il sindaco di Viareggio, cioè quello di creare un'azienda unica della Versilia dei rifiuti. C'è già un piano industriale.